Previsioni rispettate, con fatica e qualche spavento, sì, ma rispettate. 3-0 all'andata, 3-1 al ritorno, così l'altino sull'Imola, così la conquista della finalissima che si giocherà, non si sa contro chi, o sabato 12 o domenica 13 in gara 1. Ritorno di sicuro a Francavilla, al Valle Anzuca, domenica 20. Impresa storica dopo più di una semifinale ottenuta al Palla Silvestrina in terra altinese. Stavolta ci siamo, il ventaglio di speranze di approdare alla 2 è ampio. La felicità nelle risposte al nostro microfono del tecnico Luca D'Amico a fine gara. Mister Luca D'Amico, non è stato facile, lo sapevate, ancora tanta sofferenza, 24-23 primi due set, un po' come all'andata, però insomma alla fine con merito contro un'ottima squadra. Sì, è stata molto difficile come mi aspettavo. Abbiamo lottato su tutti i palloni e abbiamo fatto, secondo me, un risultato incredibile. Imola, non c'è da dire niente, è una squadra di altissima qualità, ci ha messo in difficoltà sia all'andata che al ritorno. Complimenti davvero anche a loro. Ci sarà da aspettare per sapere l'avversaria, però comunque siete tra le prime e quindi questo è molto importante per giocare la gara di ritorno in casa. Sì, fino a mercoledì sera non sapremo chi dovremo affrontare. Però sì, abbiamo la fortuna di giocare la gara in casa e sarà un bel vantaggio. Luca, hai rotto un tabù, Altino non riusciva ad arrivare a una finale, è già una grande soddisfazione. Sì, io sono molto contento perché oggi abbiamo scritto una pagina di storia della pallavolo Altino, però non mi accontento ancora.